a tutti e Zugo, benvenuti in un nuovo video dedicato a Moon Knight. Oggi è già uscita la mia reaction al primo trailer della prossima serie TV Marvel in arrivo il 30 marzo. Comunque, detto ciò, vi ricordo sempre Instagram, Twitter e TikTok in descrizione insieme a Twitch dove siamo live tutti i giorni, ma ora popcorn alla mano e lanciamoci nell'analisi di questo fighissimo primo trailer ufficiale di Moon Knight. Il trailer inizia con il nostro protagonista, interpretato da Oscar Isaac, che sta giocando con il cubo di Rubik sul suo letto, mentre ascolta una voce proveniente dal suo telefono che teoricamente dovrebbe aiutarlo a dormire. Infatti ci viene subito spiegato che il nostro eroe ha problemi nel dormire e non riesce a distinguere i sogni dalla realtà, il che è chiaramente un riferimento al suo disturbo di personalità presente anche nei fumetti e che vedremo nella serie. Proprio per questo, infatti, non solo vediamo il protagonista chiudere la porta usando curiosamente dello scotch blu, ma inoltre vediamo che si lega la caviglia al letto così che nel momento in cui lui si andrà ad alzare il mattino dopo, scatterà e boom, verrà fermato cadendo a terra nel suo appartamento, all'interno del quale, tra l'altro, vediamo anche un libro chiamato Avventure dell'Anima, dedicato alla comunicazione con il mondo degli spiriti, e tenete a mente ciò perché ci sarà utile tra poco. Dopodiché vediamo il nostro eroe a Londra dirigersi con l'autobus al Museo di Storia Egizia, dove lavora e dove conosciamo una non molto simpatica signora chiamata Anna, credo, anche se la targhetta non è molto visibile. Il nostro protagonista invece rivela di chiamarsi Steven, ma questa è solo una parte della verità. Infatti, seguendo la sinossi ufficiale della serie, il nome completo è Steven Grant, il quale però condivide il suo corpo con un'altra identità, ossia il mercenario Mark Spector. Infatti sia i nomi di Mark che di Steven sono all'interno dei fumetti due alter ego utilizzati proprio dal personaggio di Moon Knight, il quale oltre a queste identità condivide il tutto con un dio dell'antico Egizio. Il che sicuramente non solo è legato al libro degli spiriti visto prima, ma anche al lavoro del nostro eroe all'interno del museo, dove inizia anche ad avere delle allucinazioni, mostrandoci lui che cammina ma il suo riflesso che rimane fermo, e collegandosi anche al primo teaser rilasciato su Disney Plus, e da cui feci anche la reaction che trovate qua su YouTube, nel quale Steven risultava spaventato nel museo egizio, mentre tratteneva il respiro ipoteticamente per non farsi sentire e vedere da qualcuno o qualcosa. Andando avanti comunque vediamo il nostro eroe a casa, molto spaesato, che davanti allo specchio ha un'allucinazione di quello che è il suo alter ego da Moon Knight e che tra l'altro porta con sé anche una luna e delle nuvoline, ho trovato questa cosa bellissima. Beh, è importante notare che Steven ha una camicia nera, legando quindi molto probabilmente questa scena a quella successiva nella quale possiamo dare un primo sguardo al dio della luna egizio, conosciuto come Khonshu, che però una volta dopo essersi avvicinato a Steven si dimostra essere solo una signora anziana, la quale però devo dire mi mette un pochettino di paura. Infatti non so se avete mai visto un film chiamato Devil, ma lì non solo c'era una signora anziana coccolosa che non era così coccolosa, ma inoltre tutto il film era ambientato proprio in un ascensore, come questa scena. Ora non so se possa essere un riferimento voluto, però il film era un horror e questa serie si presenta come un thriller psicologico con vene horror, quindi chissà. Dopodiché vediamo Steven ritrovare una chiave misteriosa ed un telefono, al quale riceve una chiamata da parte di una donna chiamata Lila. Nel trailer non la vediamo mai, ma lei sarà interpretata da May Calmaway, spero si pronunci così, che dovrebbe presentarsi come un interesse amoroso di Steven, o meglio, di Mark, dato che al telefono lei utilizza proprio questo nome. Il tutto ovviamente va ad indicarci che lei faceva parte della vita del nostro eroe come Mark Spector, prima che succedesse qualcosa che gli facesse dimenticare tutto per poi diventare Steven Grant. Potenzialmente immagino che durante una missione in Egitto come mercenario, Mark potrebbe aver aperto delle antiche tombe dalle quali ha avuto contatto con il dio Khonshu, e solo l'idea di vedere una storia stile Indiana Jones, come dichiarato dalla stessa Disney, mi intriga e non poco. Tuttavia nei fumetti non c'è nessuna Lila collegata direttamente a Moon Knight, ma tuttavia esiste un personaggio chiamato Lila Miller, la quale ha preso parte alla storia di House of M, essendo lei una mutante, anche se probabilmente, se nella serie dovesse essere lei, perché tenete a mente che questa idea è solo un'ipotesi, ma se dovesse essere lei sicuramente non la presenteranno come mutante. Comunque lei ha l'abilità di conservare i ricordi da più universi ed è in grado di liberare la mente delle persone, detto molto in breve, il che adattato nell'MCU potrebbe essere un potere molto utile al nostro eroe per distaccare le sue molteplici identità. Comunque, andando avanti, ci ritroviamo in una location tedesca, dove facciamo la conoscenza di quello che dovrebbe essere il cattivo della serie, ossia il dottor Arthur Harrow, interpretato da Ethan Hawke.
Nei fumetti egli è un talentuoso scienziato che lavora segretamente per un'organizzazione chiamata Omnium e comparsa solo una volta in un numero dedicato proprio a Moon Knight. Lo scienziato soffre di una malattia che lo ha lasciato con una deturpazione facciale, portandolo così a lavorare per trovare una cura per la sua condizione attuale, anche se non si sa come il tutto verrà adattato nella serie. Sicuramente vedremo che ha creato una sorta di setta che si inchina a lui insieme anche a uomini armati, con i quali molto probabilmente farà visita a Steven in quello che credo essere direttamente il museo egizio. Tuttavia, per un qualche motivo, dopo o magari anche prima, dipende come gestiscono temporalmente tutto, però ipotizziamo dopo il loro incontro a Londra, Steven lo raggiungerà in Germania, dove, dopo aver combattuto con alcuni di loro senza ricordarsene, ruberà un camioncino perdendo poi di nuovo il controllo su di sé. In tutto ciò, infatti, non solo rivediamo quegli strani effetti di duplicazione della personalità su uno specchio che viene poi distrutto dal nostro eroe, ma inoltre vediamo quest'ultimo venire rinchiuso all'interno di un ospedale psichiatrico o più probabilmente un centro di ricerca scientifico, magari gestito proprio dal dottor Arthur. Dopodiché vediamo un rapido flash dell'Egitto, dove si ambienterà parte della storia, collegandosi chiaramente al dio Khonshu, che prende il sopravvento sul nostro eroe effettuando una trasformazione fighissima. Tra l'altro, una di esse avviene utilizzando la stessa camicia a quadrati che vediamo in un'altra scena, nella quale Steven sta correndo con una borsa in mano e che secondo me potrebbe trovarsi in un qualche luogo dove ha recuperato il borsone tramite la chiave vista prima. Infatti, sempre ricollegandoci al primo teaser di Disney Plus, potevamo vedere meglio questa location piena di porte con lucchetti, ma soprattutto con qualcuno o qualcosa che chiaramente spaventa il nostro eroe, facendolo fuggire. Qualcuno che, secondo me, è molto alto, dato il suo sguardo, e che credo essere sempre una visione del dio Khonshu, il quale magari, è un'ipotesi, vuole impedire a Steven di recuperare la borsa che potrebbe fargli scoprire qualcosa di più sulla sua identità da Mark Spector, che teoricamente dovrebbe essere l'identità originale. Comunque poi, tornando alla trasformazione in Moon Knight, lo vediamo combattere in un bagno, con quello che dovrebbe essere il dio egizio Anubi, il quale le prende e non poco dal nostro eroe, che poi si mostra in tutto il suo splendore con un costume da urlo che avevamo anche leggermente intravisto in un'altra posa, terminando poi il trailer volando sopra Londra davanti alla luna e trasformando la sua traiettoria nel logo di Disney Plus. Disney Plus, dove tra l'altro la serie arriverà dal 30 marzo 2022. Tra l'altro, non solo il 30 è l'ultimo mercoledì prima della luna nuova, ma inoltre la serie, avendo 6 episodi, terminerà proprio il 4 maggio, giorno in cui in Italia uscirà Doctor Strange 2, sul quale vi ricordo aver già fatto qualche video, quindi chissà che non ci sia un qualche collegamento. Ad ogni modo avremo modo di riparlare di tutto ciò, anche perché devo dire che il trailer mi ha messo una curiosità immensa per questa serie, che promette di essere molto più cruenta anche rispetto al Marvel Cinematic Universe e molto più misteriosa, e mi piacciono queste cose. Voi comunque fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di tutto ciò, io vi ricordo sempre tutti i social in descrizione, soprattutto Twitch dove siamo live tutti i giorni, ma soprattutto noi ci vediamo sempre tra le stelle. Scatush!